Sì, l'osteoporosi è un problema che anche è in aumento nei nostri paesi e nei nostri tempi attuali per l'allungamento di vita da un lato e anche per maggior possibilità diagnostica dall'altro. Uno dei risvolti principali, ecco, più gravi dell'osteoporosi è rappresentato dalle fratture o dei corpi vertebrali o di femore che provocano invalidità e anche dal punto di vista della spesa sanitaria un aumento enorme dei costi assistenziali. Va detto però che anche in questo campo dobbiamo stare attenti, data la possibilità e facilità di mezzi diagnostici di vario genere, sia radiologici che non, di evitare l'eccesso di terapia quando non dovuta. In particolare, preme sottolineare il fatto che c'è stato nel recente passato un abuso di farmaci chiamati difosfonati, somministrati con una certa facilità dai medici. Quindi va detto che queste sostanze provocano la formazione di un osso meno elastico e quindi in caso di frattura più difficile da curare e da riparare. Quindi può anche provocare dei danni a livello mandibolare in caso di avulsioni dentarie, sempre per questo motivo della durezza e della scarsa elasticità del nuovo osso che può provocare, in caso di interventi odontoiatrici, fistole. E quindi bisogna tenerlo riservato ai casi in cui è effettivamente necessario e indicato. Poi per forme di osteoporosi più grave, con schiacciamenti vertebrali ad esempio, oggi abbiamo possibilità farmacologiche molto raffinate, molto efficaci, che appunto sono pure riservate a un'attenta valutazione, sia per il costo-beneficio che per il corretto impiego.